Ci sono centri storici belli perché vivi, con le scuole, le botteghe, i palazzi che sembrano monumenti. Colle Valdelsa è così, e a farci da guida c'è uno chef stellato che, lasciata da bambino alla Sicilia, ha trovato qui le sue nuove radici. Gaetano Trovato conduce insieme al fratello Giovanni, da oltre 30 anni, Arnolfo, uno dei ristoranti toscani ad aver meritato le 2 stelle Michelin. Gaetano Trovato nasce a Scicli, in un paese barocco. La mia famiglia si trasferisce a Colle Valdelsa negli anni 60 e la mia crescita è stata qui, nel borgo medievale di Colle Valdelsa. Da lì praticamente c'è stato un'evoluzione, la trattoria di famiglia che l'ho gestita dalla mamma e le sorelle, e poi di conseguenza presa in adozione gradualmente, è arrivata a un momento più contemporaneo, rivisitando tutto il percorso con il territorio circoscritto, ecco questo sì. Andiamo in giro perché tra il Palazzo Comunale, il Duomo e la casa di Arnolfo Di Cambio, l'architetto e scultore del Rinascimento, sta l'essenza di un territorio a cui lo chef si ispira. La campagna toscana è il palcoscenico che si affaccia sulla sua sala, ma è anche quello che troviamo a tavola. Tutto quello che gira intorno al contesto del nostro territorio, quindi la campagna che circoscrive il nostro territorio, dal legume, non so, il fagiolo di Sorana anziché lo zolfino, alle farine macinate a pietra, quindi la natura a tutto tondo, gli animali da cortile, la chianina e la costa, attingendo dal Mar Tirreno con prodotti eccezionali. Ragazzi, buongiorno! Per Informa Coop, Gaetano ha scelto uno dei suoi piatti simbolo, il piccione. Ma preparatevi alla sorpresa, perché quello che state per vedere è un piatto di rara bellezza, oltre che bontà. Mi allaccio dai medici perché c'è un prodotto che mi sta a cuore e che la nostra famiglia ha sempre portato avanti, fin dalla nonna che lardellava il piccione della fattoria, e quindi lo faceva in modo classico, tradizionale, cotto in forno, per mantenerlo morbido lo lardellava, e io invece l'ho scomposto e oggi ve lo presento magari in una chiave più moderna, più contemporanea e più attuale, ecco, questo è importante. Il piccione in ogni stagione viene presentata in modo diverso. Questa stagione l'ho pensata abbinato a una frutta acida che dà freschezza al piatto, perché è un piatto ricco, e quindi lampone e ostrica. Ecco, questo è il nostro piccione, il petto, il coscio croccante, i lamponi, la polvere di ostrica. E questo è il piatto dell'estate 2016 del ristorante Arnolfo.